innamorato di sta maglia qua, onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. E non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vini G e Cili C. Ascolta, vedi, ti chiameranno con un numero. Dalla serie D alla serie C, con il testo un unico obiettivo, frate, la serie P. Serie P. Vedere questo posto guaio, pensavo da vedere. Bene, bene ragazzi, allora è una grande serata, è una serata bellissima, e abbiamo preso la Coppa, era il primo dei tre obiettivi possibili, l'abbiamo presa, abbiamo tanta gente, voglio parlare veramente poco, voglio passare subito a chi ora c'è, a chi c'è in questo momento, e, allora, e vorrei cominciare con Tonio un attimo, poi, andiamo subito con Christian. Okay. Buonasera, pronto? Christian, buonasera, grandi, seconda coppa, seconda cappa, siamo campioni della Lega Pro, Fedele. Direi. Io sento Tonio però sotto. Pronto, Fedele? Sì, Tonio sta cercando di collegarsi, vediamo. No, è lui che ha chiamato me, io praticamente l'ho avvisato che lo chiameremo immediatamente. E allora, posso chiamare tutti gli ospiti, Tonio. Vabbè, a questo punto lo chiamo il primo. Allora, prova a chiamare il Biagio, perché dovrebbe poi risponderti. Sì. Io ho anche comunicato chi lo chiamerà. Perfetto. Buonasera. Sì, silenzio ora. A tutti. Pronto? Pronto. Sì. Fedele? Chi è? È Biagio Porricelli da Mitico Channel, ti ha appena chiamato Tonio Sepa. Sì, senti, ciao, sei ciao. In questo momento collegato con tutti i foggiani che hanno potuto vedere la vittoria del Foggia sparsi in tutto il mondo. Ci dai due secondi del tuo tempo per raccontarci la tua emozione? Certo, è una grande emozione. Innanzitutto è la prima e speriamo che sia la prima di una lunga serie. Certo, è un'emozione molto grande, molto forte. E finalmente il Foggia Calcio sta rinascendo, questa è la cosa più importante. Fedele, noi stiamo mandando l'immagine di una foto tratta quando hai presentato la squadra con tuo fratello Franco, quando è cambiato il verso della storia da noi. Sì, no, la cosa che mi dispiace molto è che Franco, mio fratello, non è potuto essere qua con noi perché non si è sentito bene, ha avuto un poco di influenza in questi ultimi giorni ed è stato meglio che sia rimasto certo. Però ci dispiace, a me in particolare, a tutti credo che dispiace molto. Insomma. Senti, avrei voluto condividere con lui, visto che condividiamo tante cose nel lavoro e nella vita. Avrei voluto che festeggiasse pure lui con noi. E tutti questi foggiani che erano lì? Hai visto quanto certo, calore c'è? Non erano tutti da Foggia, erano da tutta Italia, dappertutto che venivano. Sì, no, ma infatti ci hanno fermati, sono fatti, ci hanno detto appunto che sono tutti qua ragazzi che lavorano qui al nord e sono stati contentissimi tutti quanti che finalmente il Foggia sta rinascendo. Senti, è il primo dei tre obiettivi stagionali, dici soltanto questo, lo sai che tutti quanti noi, te compreso, te per primo, puntiamo anche agli altri due, soprattutto al primo. Non lo diciamo. Però festeggiare è bello, no? Le nostre ambizioni le abbiamo dette dal primo momento, quindi non è che abbiamo mai nascosto quello che erano le nostre intenzioni. Stiamo mano a mano, ho un po' d'affanno, la verità, perché da parecchio che non saltavo con i ragazzi. però dai, insomma, allenati perché ti potrebbe ricapitare.
mi devo allenare per il prossimo trofeo. Benissimo. Benissimo. Va bene, grazie per la telefonata. Noi siamo noi che ti ringraziamo. Non puoi sentire gli altri, ma ti ringraziano tutti. Tonio ti vuole fare una domanda al volo. Dimmi, Tonio, perché non voglio. Intanto, ripeto, questo è il primo mattone di un muro che sembra si deve alzare il più possibile per il Foggia Calcio. Poi volevo chiedere a Fede se almeno nell'occasione ci poteva strappare qualche piccola dichiarazione a qualcuno dei protagonisti. So che c'è ancora il silenzio stampa, però almeno in questa occasione almeno un saluto. Sì, Fedele, allora ti riporto io. Cioè, Tonio chiedeva in questa occasione è il caso che ci può essere qualche dichiarazione da parte di uno degli atleti o dell'allenatore, o si continua con il silenzio stampa perché porta bene? No, ma non è silenzio stampa voluto per qualche motivo, e hanno fatto in modo di rimanere concentrati e quindi, ma non senza nessun motivo. Certo. Adesso, visto che io non posso pensare di se De Zerbi o chi per De Zerbi voglia parlare, voglia dire qualche cosa, non è che lo posso decidere io. Però hanno parlato sul campo e questa è la cosa importante. Vi posso passare il presidente? Bene, ci farà molto piacere, ci fa molto piacere. Grazie. Pronto? Presidente, ci risentiamo dopo un'altra vittoria. Ci risentiamo dopo un'altra vittoria, una bellissima vittoria. Senti, abbiamo visto, abbiamo qualche bella foto tua, Sì, è molto bene, adesso molto bene. Festeggiare ti porta anche a te molto bene. Il Foggia mi dedico al cinema, va bene? Eh sì, non sarebbe male, non sarebbe tanto male. Grazie. È sempre spettacolo, eh. Grazie. Certamente. Comunque veramente è una grande vittoria che dedichiamo alla città, al pubblico che come al solito ci ha seguito in maniera numerosa, importante, come sempre sanno fare loro, per cui siamo veramente soddisfatti, contenti, ed è una cosa a cui che volevamo veramente questa coppa, la volevamo perché è un tassello importante di questa nuova società, certo, di questo nuovo percorso che abbiamo iniziato. Bene, bene. Va bene. È solo il ragazzi, primo passo. Festeggiando, non si capisce niente, sì. Perfetto, grazie ciao. Presidente, grazie ancora Fedele. Grande a tutti. È stata grazie. Una cosa bellissima, grazie, ciao. Benissimo, allora... Presidente, abbiamo Fedele che è intervenuto. Ragazzi, che dire di più? Adesso penso che possiamo avviare anche noi qualche cosa, no? Qualche piccolo ragionamento. Ma una cosa veloce, perché oggi ne abbiamo tantissime persone collegate e cercheremo di avere anche qualcuno lì. Innanzitutto grazie Tonio perché sei riuscito a regalare a tutti noi qualcosa di bello. Beh, considera che dovevo essere sul posto, forse sei riuscito a fare qualche cosina in più, a strappare qualche cosa. Purtroppo problemi di televisione oggi mi hanno trattenuto qua. Va bene. Secondo me hai evitato un gavettone, secondo me. sicuro. Guardiamo, sì. Vediamola così. Sì. Già questa va bene. Io, Cristian. Sì. Ripartiamo da te. Sono contentissimo perché questi ragazzi se lo meritano. Perché tutto sommato le ultime prestazioni sono fantastiche. Oggi, a parte qualcosa in difesa che hanno sbagliato, che non hanno saputo reggere il vantaggio, ma sarebbe stato forse fin troppo umiliante per il Cittadella. Quindi diciamo che tutto sommato abbiamo dimostrato ancora una volta che questa squadra, con i giusti giocatori, con la giusta mentalità, riesce a ottenere ottimi risultati. Forse il silenzio stampa fa più bene che male, ce lo teniamo finché, io sono per quelli della scuola, teniamoci il silenzio stampa se questi sono i risultati, insomma. Perfetto. Sì. Allora, io c'è Alberto che inaugura la Coppa, cioè questo collegamento con un collegamento video, che è una cosa che penso che sia, una volta ci è capitato di dire, un grande passo per l'umanità questo. Ma infatti da sì. È vero, se mi sentite sì. A noi fa piacere. Se mi sentite sì. Ti sentiamo perfettamente. Alberto, perfettamente. Perfettamente. Saluto a tutti. Ciao. Sì, ciao. Ciao, buonasera.
Alberto, vogliamo provare a sentire, perché ne abbiamo tantissimi. Io volevo provare a collegarmi con un tifoso del Cittadella, che, con cui ci siamo sentiti già prima. È un mio caro amico, è molto sportivo. E voglio vedere se riusciamo a sentire anche qualcosa di segreteria telefonica. Non possiamo, non è ancora raggiungibile. Quindi volevo continuare a sentire qualcosa, però interventi veloci, perché così chiamo qualcun altro. Alberto, dici la tua, dai, per dovere di ospitalità, sei quello che è arrivato. Devo dire che io ero uno di quelli che ha snobbato la Coppa Italia nei pensieri, perché poi le ho viste tutte, però pensavo al campionato come molti di noi. Alla fine l'emozione di alzare la Coppa mi ha preso pure a me, insomma io mi cospargo la testa di cenere, perché non ci credevo, non mi interessava, diciamo, da tifoso, perché insomma tutti noi dobbiamo convenire che il nostro risultato e il nostro obiettivo era ed è soprattutto tutt'altro. Però questo non è ancora un ripiego, questo è solamente il primo degli obiettivi raggiunti. Mi dà fastidio e quasi quasi levo il collegamento, perché vedo che Tonio Sepa fuma e io, siccome a casa mia non posso fumare in casa, ha un contratto così, cioè è l'unico motivo che lo lega da queste parti, proprio perché altrimenti non verrebbe mai se gli vietassimo di fumare. Porta bene, non vado al cinema, insomma. È vero. Vabbè, al cinema non ci andiamo entrambi. Ma per me è solo per questo motivo. Dunque, volevo sottolineare, no, è vero, probabilmente l'obiettivo primario per tutti noi, insomma, è quella famosa lettera, seconda lettera dell'alfabeto italiano, no? Però è anche vero che il Foggia comunque adesso di diritto entra nella storia della Lega Pro, della Coppa Italia Lega Pro, perché è l'unica squadra insieme allo Spezia ad averla vinta due volte. E questo è anche un piccolo traguardo, credo che sia importante, insomma, dal punto di vista storico. Ma è giusto, ma poi quando si vince si ha sempre ragione, quindi poiché la partita, soprattutto questa finale, mi sembra che l'abbiano giocata entrambe le squadre, sia all'andata che al ritorno. Sì, probabilmente si poteva finire meglio con le dichiarazioni, certo, dell'allenatore, sempre sui rigori e basta, insomma, è diventato certamente poi io dico cambiava ben poco, perché se becchi 4 gol o ne becchi 2 cambia poco quando hai perso 4-1. Però capisco che anche il pathos, no? Trovano l'alibi quei rigori, abbiamo sentito Auteri in settimana, sì, che è stato ridicolo, insomma, quindi comunque lasciamoli parlare, l'importante è che vedo che sta sventolando Giuseppe, si è aggiunto a noi. Giuseppe, ci senti? Sì, ragazzi, ci perfetto, mi sento perfetto, grande Giuseppe. Anche Giuseppe Locambo non potevi mancare, oggi dobbiamo festeggiare qualcosa e quindi mi sembra chi sta giusto. Sventolando è Pino. È Pino che sta sventolando lì, c'è tutta la California che sventola con Pino, la California foggiana. Perfetto Pino, prima di fare un'altra telefonata, perché qui qualcun altro devo vedere, io provo a vedere di chiamarvi qualcuno che ho di importante, cioè di importante, siamo tutti importanti, però c'è qualche telefonata che vorrei vedere di fare. Pino, ci dai la tua emozione a distanza? Che ore sono da te e che cosa pensi della Coppa? Ma qui sono le 2 del pomeriggio e la Coppa è sempre un prestigio per la società, da carattere alla squadra, è un valore aggiunto a tutto quello che è il Foggia. Ci hanno censurato Pino, va bene, proviamo a fare Valentino. Io però vedo un Valentino strano, perché vedo Valentino e vedo Giacomo? È uguale, anch'io vedo la stessa cosa. Anch'io, sì. Che senso? Sento che vedo Giannino scritto sotto Valentino, Gianni invece ci sei tu, dove stai? Io a Milano, a casa. Sì. sì. Secondo me c'ha lo smoking pure lui, però. Anche tu sei bello pronto, eh? Sì. Va bene, no, poi vi faccio eccoti lì. Va bene, adesso non ti devi negare, tu non ti devi negare soltanto perché prendi la statuetta là, che come vedi l'hanno presa prima di te.
Allora, diciamolo a tutti, c'è una statuetta che gira attorno ad un tifoso foggiano, e ve la farò vedere fra un attimo. È così, vero? La vedete? La vedete? Sì. Sì, benissimo, ecco, è questa qui. E vorremmo che, oltre a quella che è stata portata oggi, anche Valentino ci regalasse lunedì una bella statuetta, insomma. Il Davide di Donatello, visto e considerato che lui è nella... Perché si sa che Donatello ti fa la foggia. Già Donatello si sa ti fa la foggia. Certo. Benissimo. Assolutamente. Benissimo. Infatti la statua originariamente era rossonera. Questo è il Davide con la terza maglia. E per fortuna all'epoca non era gialla, ecco, diciamo così. Allora intanto proviamo a fare un'altra telefonata e vedo se questa volta mi rispondono, poi vi dico chi è, poi vediamo se ci rispondono. È una sorpresa. Vai. Forse ad Alberto farà piacere questa, perché vediamo chi è. Pronto? Matteo buonasera. Buonasera da Mitico Channel. Allora, al telefono abbiamo Matteo Pugliese, il figlio di Oronzo, è un pezzo della storia indelebile del Foggia. E Matteo è rimasto molto legato a Foggia, anche perché da Foggia è partita anche la prima biografia, no? Sul papà. Certo. Allora Matteo, sì. Tu hai visto la partita? Dimmi tutto. Ho visto la partita. L'emozione. Complimenti al Foggia, sono molto felice del traguardo importante che ha raggiunto il Foggia. Tra l'altro contro un'ottima compagine, perché il Cittadella è una squadra molto forte. Sì, non a caso è primo in classifica nel girone qui del Veneto e del Friuli. Bene. Bene, ci fa piacere sentirti. Cioè, so che hai anche qualche bella idea che vorresti lanciare, mi accennava Giovanni. Ce la vuoi anticipare? No, Giovanni cosa ti ha detto? Giovanni è un fiume di idee. No, assolutamente. Va bene. No, ho sentito Giovanni nel pomeriggio. Tra l'altro, entrambi siamo in contatto con Roberto Corradi, terzino del mitico Foggia degli anni 60, no? Sì. Ed eravamo d'accordo di andare a vedere tutti e tre. Sì. Giovanni si prometteva di venire qui a Padova a trovarmi e poi saremmo andati a Cittadella. Purtroppo Giovanni ha un ginocchio, forse te l'avrà detto, un attimo in difficoltà, eccetera, quindi non abbiamo potuto fare questa rimpatriata. Va bene. Ci proponiamo per una prossima occasione, quando il Foggia arriverà in B, e io me lo auguro e auguro alla città e ai foggiani di raggiungere questo traguardo già quest'anno, sarà un'occasione per vederci con la Serie B anche qui in Veneto, intorno al Veneto, ecco tutto qua, questa è l'idea. Bene, grazie Matteo, ci ha fatto piacere scambiare queste parole con te, sei stato gentile e disponibile, e tutti quanti portiamo sempre nel cuore quel pezzo di storia che è stato il papà. Un abbraccio. Ti ringrazio molto, abbraccio a te e a tutti i foggiani. Ciao Matteo. Ciao, buona serata. Bene. Anche Tiziano ci ha raggiunto, abbiamo anche Tiziano. Tiziano. Ciao Biagio, ci sei? Sì, ci siamo, ti sentiamo bene. Saluto tutti. Bene. Ciao Tiziano. Volevo sentire Vincenzo, da queste parti ha tremato la terra, ma erano le tue urla che sentivano da lì? Assolutamente, probabilmente l'onda sismica si è protratta fino a Foggia. Qui i paesani si sono un attimino preoccupati, visto i 4 gol. Quindi, grandissima prestazione, siamo felicissimi. Ma hai visto quanta gente? Lo dico a tutti, ma avete visto quanta gente muove il Foggia? E non erano tutti scesi da giù. Scusami. Dimmi, Cristian. Ci avrei un collegamento io. Sì. Francesca Merletti. Sì. Sì. La chiamiamo? Perché no? Va bene.
Sì, anche perché di questi era più o meno di questi tempi, ce lo siamo dimenticato, però Alberto, no, Alberto ricordi qualcosa l'anno scorso di questi tempi? Come no, ricordo, fra l'altro avevo avuto la fortuna sfortuna di incontrarla, poi non l'ho, è sparita anche dal, diciamo, dalle mie amicizie. Non è che per caso il numero, no, chiamiamo no, su. Il numero. No, però so che chi ha il numero ha provato a chiamarla e lei risponde tranquillamente, non, con le sue motivazioni, insomma. Sembra che siano passati 5-6 anni, 7 anni, è una cosa così lontana che fortunatamente non ci appartiene più. Sì. Però è stata una cosa fortemente devastante che forse ha ritardato questi traguardi che noi stiamo prendendo quest'anno. Forse va bene, dai. In quel momento non andava... È stato molto destabilizzante la sua presenza. Certo. Io volevo chiamare un attimo uno degli amici che è lì allo stadio e che è allo stadio non venendo da Foggia, un foggiano che abita a Nord Italia, è Piero, grazie al gancio di Vincenzo che ci ha consentito di farlo. Pronto? Piero? Sì. Mitico Channel, grazie per partecipare anche tu alla trasmissione. Tu sei stato lì a Cittadella? Sì, stiamo rientrando. Ecco, tu sei uno degli esponenti del gruppo dei foggiani di Sarzana, giusto? Sì, bravissimo, bravissimo. Eravate in tanti, non solo da Foggia, sì, ma anche dai paesi, cioè, non tanto vicini, insomma, comunque da località del nord. Che emozione avete provato lì? Tanti tifosi dal nord, da varie regioni, da varie città, Trento, Reggio Emilia, Lombardia, Brescia, quindi anche dalla Francia, abbiamo anche dalla Germania, tifosi presenti dalla Germania, dalla Francia. Da varie città del nord Italia. Noi stiamo vedendo un vostro striscione, penso di aver preso quello giusto. Foggiani... Sarzana Rossonera. Sarzana Rossonera, sì, Sarzana è provincia di La Spezia. Sì. Ma c'erano anche gli altri, quindi voi fate quanti chilometri vi fate? Sì, si parla di un migliaio di foggiani. Ma quanti chilometri ti fai adesso per tornare? Più o meno qua ci vorranno 3 ore e mezza, 3 ore e 3 quarti per rientrare, 330 chilometri. Non sei solo, vedo, spero che non stia guidando tu, perché sennò abbiamo... No, non sto guidando io, sta guidando francese. Il francese. Ah, il francese, è vero, noi abbiamo anche un francese che ti fa Foggia? Abbiamo un francese che ti fa Foggia. Senti, non dire che sta guidando... Te lo passo. Non dire che sta guidando, perché c'è il tuo amico Vincenzo qua che sta già prendendo tutti gli estremi. Allora, bonsoir a tutti i tifosi del Foggia, una gallina cup ce soir. Bisù a tutti i tifosi che sono venuti ce soir avec nous. Et on a fait tous la fête. Allez Foggia, una gallina cup. Vabbè, io spero che qualcuno abbia compreso tutto, forse c'è un traduttore simultaneo fra io. Bene. Però se era detto Baresi no, Tranquillo. Va bene Piero. Piero, buon rientro. Grazie, grazie, ti grazie ringrazio per aver partecipato. E vediamo a di voi sentirci. Buon lavoro. E forza Foggia. Sempre. Forza Foggia, sempre. Forza Foggia. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Beh, certamente quando si torna da una trasferta con una vittoria è tutta un'altra cosa. Manu, sì. C'era anche qualche tedesco lì, non solo da te. No, però ho avvisato alcuni tedeschi che oggi per noi è una giornata molto importante, perché si sarebbe giocata la finale. Io sono molto contento e felicissimo, e mentre vedevo la partita, anzi per essere precisi, mentre vedevo la Coppa Biagio, mi sono un po' ricordato quando ho conosciuto per una volta Mitico Channel, quindi ho conosciuto te, e dove siamo arrivati fino ad ora, cioè abbiamo oggi vinto per la seconda volta la Coppa. Naturalmente non è ancora finita, abbiamo ancora altre cose meravigliose da fare, al di là di tutto. Però è bello dove eravamo in Serie D e dove siamo adesso, che adesso alziamo la Coppa Italia della Lega Pro.
e questa è una cosa assolutamente meravigliosa, da dove siamo partiti, ma soprattutto siamo sei sempre uniti, sempre insieme. Beh, una cosa bella, Manu, è soprattutto il fatto che noi abbiamo siamo coscienti del fatto che questo non è un punto d'arrivo, ma è solo il primo dei tanti traguardi. Certo. Una cosa che dicevano prima gli amici, che sentivo dire prima da Alberto, una cosa che ha vissuto Giuseppe, che poi per arrivare a questo punto, alzare questa coppa, i protagonisti sono stati tanti. È una gioia immensa per me, anche perché insomma io sono abituato a pensare, come penso tutti qui gli ospiti, giorno per giorno. Io adesso mi voglio godere questo momento, questa giornata fino alla fine, fino al midollo. Bene. Ed è una cosa a dir poco sensazionale. Vogliamo adesso andiamo avanti, continuiamo ad andare avanti per la nostra strada. Ora è sempre Forza Foggia, fino alla fine. Benissimo, benissimo. Giuseppe. Sì. C'è un pezzo di te però in questa vittoria. Ti ringrazio perché per non si arriva, non si arriva. Io stavo adesso nel provare qui nell'evoluzione delle nostre cose. Abbiamo anche il chroma key a Mitico Channel, ormai ci siamo lanciati. Allora stavo provando il chroma key e l'ho provato prendendo a caso una partita che adesso non vi faccio vedere perché sarebbe un esercizio inutile. Era una partita del novembre del 2012. Il campo era un po' diverso da quello di Cittadella, che non è che chissà cosa sia, però comunque era un'altra cosa. Non c'era la Rai ed era Puteolana Foggia e siamo riusciti a perdere 1-0. È vero che sul rigore peraltro, sul rigore peraltro. Beh, da quel punto... Valentino. Che dici? Che c'eravamo io e Valentino. Rigore inesistente. Vabbè, okay, è vero, perché io ho l'intera registrazione all'epoca di Teleregione. Ebbene, io penso che persone come Giuseppe siano quelle che poi ci hanno consentito di non giocare più in campi dove dopo la rete ci stava la signora che stendeva i panni, perché forse non ricordate, ma era così. È vero, Giuseppe? Con Gladiato specialmente, c'era proprio la signora sopra la porta, ricordo. domenica e stendeva, diciamo, la tovaglia con le briciole. Ma sicuro che non era con la Puteolana, vedi che era Pozzuoli. Giuseppe, no. sicuro che era la tovaglia, Giuseppe, che stendeva. A Capovetere, non me lo posso dimenticare. Ci hanno chiuso in una gabbia lì nell'angolo e ci stavano assalendo. Vabbè, anche a Martina però l'hanno fatto. Sì, anche a Martina, non ne parliamo di Martina. Va bene. È stato ancora peggio. Era dei maiali la Martina, era ancora peggio. Era ancora peggio. Grazie al Viaggio per questa menzione. No, però è una cosa giusta, perché non a parte che non qui la memoria ce l'abbiamo tutta abbastanza lunga, perché questa è la 50ª puntata. Però Mitico Channel è partito dal 2012, quindi è partito da Bassano del Grappa, qualcuno sa perché, quindi forse tutto sommato questa è una cosa importante, quella di tornare, di avere il primo successo proprio da quelle parti, una cosa non da poco. Voglio provare a chiamare il nostro amico, sì, servizio di ma mi sa che la sconfitta si digerisce non tanto bene, quindi passeremo Viaggio a qualcun altro. Dimmi, Tonio. Niente, io mi sono assentato un attimo perché stavo cercando di portare un altro amico ai nostri microfoni, insomma. C'è un certo Gualtiero Grandini, che molti ricorderanno, che è stato fino a qualche mese fa allenatore delle giovanili di Cittadella e che ha seguito la partita a casa, però non stava bene fisicamente, dunque non è andato allo stadio. E attualmente allena i giovani dell'Alto Vicentino, quindi siamo sempre in quella zona lì. E comunque fa i complimenti naturalmente a Foggia e a tutti i suoi componenti, segue sempre le sorti del Foggia e ci saluta tutti. Benissimo, proviamo allora a chiamare un foggiano che stava lì e che abita al nord. Proviamo a vedere quindi anche qualche altro amico che potrebbe darci il senso di queste emozioni. Che non sono c'era facili. Anche Francesco Beccia stasera lì a Cittadella. Ah, c'era Francesco, questo sì, me lo sono. C'era Francesco Beccia. Questo me lo sono perso. Volendo possiamo anche chiamarlo. Sì, tutto sommato. Vediamo se ci rispondono qui, ma anche perché... Pronto? Paolo! Pronto? Paolo? Ciao Biagio! Ciao, pronto? Sei in diretta su Mitico! Ciao! Ciao, un saluto a tutti! Siamo in macchina, stiamo tornando! Paolo, dove stai tornando? Diccelo! Allora, in questo momento siamo a 10 chilometri da Cittadella, siamo avviati da poco, abbiamo
aspettato fino all'ultimo i festeggiamenti. Tu torni a Ravenna? Sì, stiamo tornando a Ravenna. Benissimo, un altro di tanti foggiani. E Paolo, Paolo è stato uno degli ispiratori di Mitico Channel in quel di Bassano del Grappa, vero? È una delle tue richieste, è vero? Esatto, quella di fare vedere qualcosa anche ai foggiani che erano sopra. Senti, prima ci siamo. La prima persona che abbiamo sentito prima è stato. Viaggio, ti metti in via voce che sentono anche, ci sono i ragazzi, certo, sono con me, e poi un mio amico Antonio. Certo. Sì. Voi non allora vi sentono, ma non sentirete gli amici che sono collegati via Skype. Fa però niente. Faccio io da ponte. Non fa niente. Okay, stavo dicendo, noi prima, la prima persona a collegarsi con noi è stato, grazie a Antonio Seppa, uno dei due patron, cioè Fedele Sannella. Io ho colto un'emozione evidente in quello che nella sua voce. Dopo ha parlato anche il presidente Fares. Ma l'emozione è anche vostra, no? Di voi tifosi, voi mille che eravate lì. Ma guarda, lì eravamo praticamente, la curva era tutta foggiana, poi tutta la parte della tribuna, lo spicchio dove eravamo noi, eravamo tutti foggiani, e al di là della gradinata loro, che insomma era ovviamente, c'erano gran parte quelli di Cittadella, però il tifo non c'è stato proprio a storia, non c'era paragone. È stata delle sensazioni bellissime, perché sembrava di giocare in casa. Certo. Il tifo era completamente a favore. Adesso non so se dalla televisione avete l'audio si sentiva benissimo. L'audio si sentiva benissimo. Si capiva. Viaggio. Sì, Tonio. Sì, ma poi anche, puoi riferire agli amici che praticamente dalla telecronaca si è vinto che su 2500 spettatori almeno 1200 erano foggiani. Sì, è vero che si è giocato in casa, insomma. Foggiani completamente, cioè è stata una bella esperienza, una bella emozione. Tonio mi faceva notare che su 2500 presenti i foggiani erano 1000-1200. Sicuramente. E comunque più rumorosi. Sì, rumorosi, calorosi, abbiamo tifato dall'inizio alla fine, non so se si sente pure la nostra voce, almeno la mia che sto parlando, l'ho quasi persa, però è stata, la partita una volta che si è incanalata dopo il terzo gol, oramai eravamo tutti un po' tranquillizzati, non c'era più partita, tant'è vero che probabilmente anche questo ha portato a subire quei gol che abbiamo subito, però poi ti anticipo come sensazione generale, il Foggia aveva la partita in mano, quando ha voluto recuperare ha recuperato, cioè, ha fatto quello che ha voluto, poi i gol subiti ci stanno, nel senso che c'è stato un po' probabilmente di rilassatezza. Certo. Abbiamo visto anche un grande Micale, noi eravamo proprio in corrispondenza dalla sua porta, all'inizio ha fatto degli interventi molto belli, abbastanza belli. Va bene Paolo. Viaggio. Dimmi Vincenzo. C'era un'ambulanza a fine della partita lì sotto la curva, cos'è successo? C'era un'ambulanza sotto la curva, Paolo? Sì, c'è stata un'ambulanza perché quando hanno festeggiato i giocatori del Foggia sotto la curva, sì, praticamente un tifoso, si pare che si sia un po' rotta la rete di recinzione, quindi qualcuno si è sporto un po', è caduto giù, e infatti all'inizio si temeva che ci fosse qualche problema, ma tutto a posto, sì? Sì, poi dopo alla fine l'ambulanza è andata via, la persona si è rialzata, quindi alla fine non è successo niente, però è stato a una decina di minuti lì vicino all'ambulanza, soccorso da medici dell'ambulanza, ma poi per fortuna si è alzato con le sue gambe, quindi è ritornato tra i tifosi, però insomma si era visto che ha fatto una brutta caduta dalla curva. Sì, va bene. Viaggio, c'è Francesco che è in sala stampa allo stadio di Cittadella, quindi potrebbe fare un intervento. Sì, ok, va bene. Allora saluto Paolo intanto, buon rientro.
e grazie per il tuo intervento. Viaggio, ti volevo solo dire una cosa, se ti ricordi, avevo mandato una mail, sì, se tu ne vuoi parlare, quel discorso lì della sensibilizzazione delle pratiche, delle indagini che stanno compiendo. Certo, certamente, ne parliamo ora, cioè lanciamo ora la cosa. Paolo mi ha anticipato una mail. Sì, sì. Poi magari io l'ho mandata già, io l'ho mandata in Lega. Sì. Magari forse non è lo strumento più efficace, forse un hashtag da qualche, anche su Mitico o non so se la Lega abbia un collegamento Twitter o Facebook. Vabbè, la sostanza è che però e penso che questa sia una cosa giusta, è che Paolo chiede alla Lega, ha chiesto alla Lega, insomma, voglio dire, c'è una richiesta che non è solo di Paolo, ma comunque dei tifosi, di cercare di velocizzare tutto ciò che sono le indagini, perché altrimenti noi potremmo alla fine avere una risposta per ciò che è successo in quel di Benevento, Caserta e tutto il resto, esatto, che magari non è arriva tardiva, troppo tardi. Esatto, tardiva, e poi passerebbe il campionato, perché sapendola dopo non serve più di tanto. Le possibili strategie delle squadre. Va bene, ti ringrazio. Un saluto a tutti, grazie. Ciao. Forza Foggia, benissimo, abbiamo il Forza Foggia qui. Qui intanto Skype fa qualche capriccio, però penso che ci siate sempre, sì? Sì, ci siamo. Ci siete tutti quanti. Va bene, vuol dire che magari l'unica cosa, non scriviamo qua sulla chat, perché sennò ci va via tutto. Ecco, adesso siamo tornati noi. Mi dicevi, Tiziano, che potevamo chiamare? Sì, Francesco è in sala stampa, mi ha detto che volendo poteva fare un intervento, quindi magari sentiamo un po' chi c'è. Sì, proviamo a vedere chi c'è, poi nel frattempo sì. Però volevo un po' sentire la redazione romana, i due Gianni che sono lì, ce n'è uno che si nasconde. Che... No, ciao, che sono a Milano. Tu sei a Milano, dimmi. Viaggio, mi dice Francesco se lo chiamiamo adesso, in questo momento. Sì. Sì, devo recuperare il numero, che spero di trovare al più presto. Se vuoi te lo do io. Mandamelo su WhatsApp, facciamo questa cosa bella veloce, così posso chiamarlo. Comunque volevo un po' sentire i due fratelli Gianni, i nostri leccesi in incognito a Roma. Parliamo di partita o voi parlate solo di cinema negli ultimi tempi? No, solo di partita. Però siamo a Milano. Non siamo a... Ah, siete a Milano? Sì. Poi vi sposterete a Roma. Dove Salentini a Milano è associazione a delinquere, non credo. Sì, penso anch'io. Non credo che vi permettano di... Purtroppo, diciamo, alcune combinazioni sfavorevoli di orario non ci hanno consentito di andare allo stadio, però... In sì. Effetti, sei finito. No. Certo, questo era a Milano, lo stadio dello stadio. Sì. Perché io sono arrivato tardi, poi non c'era una coincidenza. Non c'era il treno, la coincidenza col treno. Sì, purtroppo sì. Va bene. Vediamo se abbiamo Francesco. Francesco minimo deve parlare con Roberto De Zerbi. Minimo. Francesco. Se sei con Francesco. Se continua con silenzio stampa sarà difficile. Ma è pure Francesco in silenzio stampa, è contagioso. Fatelo parlare con De Gennaro, il terzo portiere, tanto. sì, non sarebbe mai il ragazzino lì. Ci ha sperato fino all'ultimo. Sì, devo richiamare Francesco, riproviamoci. Vediamo. Tu mi hai dato il numero giusto, Tiziano, sì, vabbè. Penso sì, è quello. Sì. Francesco! Oh, Francesco! Sì, ciao! Ciao, Francesco! Allora, senti, siamo qua che pendiamo dalle tue labbra e hanno finito col... c'è ancora il silenzio stampa? No, ha parlato del Zerbi. Cosa... Ha parlato del Zerbi in conferenza. Allora, dici qualcosa? Allora, innanzitutto ha detto che dedica la vittoria alla moglie e figlia a Peppe Di Pari, perché per lui è stata una persona
importantissima che l'ha portata a foto. Poi sì, ha raccontato tanto, ha detto che a questa coppa ci teneva tantissimo, ha detto che il Cittadella non ha schierato le seconde linee come qualcuno ha insinuato in sala stampa, ha detto che la vittoria di tutti i giocatori, di Alessio Viola, di Laureola, li ha ricordati quasi tutti, perché ha detto che tutti hanno dato un contributo importantissimo. Ha detto tante di quelle cose, guarda Biagio, ti posso dire che qui è un'emozione continua, un gol dopo gol, interviste a non finire al presidente Gravina, c'era Franco Ordine, c'era Gianluca Di Marzio, c'erano parecchie diciamo, persone di spicco. Stanno prendendo un po' il gusto di un altro tipo di categoria? Esatto, sì, no, ma la gara di stasera è davvero dall'alto tasso spettacolare. C'è una gara che poche volte si vede a questi livelli. Senti, come hanno confermato anche gli altri. Senti, Michale, a ogni parata sembrava, anche se ha beccato 4 gol, però capiamoci anche come li ha beccati. 4 gol, secondo me incolpevole su tutte e 4. Però lui esultava come se avesse segnato quando parava. Quindi sì, perché si è caricato in maniera incredibile. Non nego che dalla tribuna pre-partita partivano non delle frasi diciamo incoraggianti per Michale. Invece si è saputo rispondere alla grandissima. Davvero ha fatto 3 interventi davvero da grande portiere. Mi è rapido sottolinearlo perché è un ragazzo che lo noto sia sui social sia qui di persona che stanno facendo parecchie critiche, secondo me ingiustificate, perché fin quando in questo campo parla così, noi stiamo mostrando tutt'altro. Certo, certo. Va bene, senti, allora se non ci puoi portare De Zerbi, noi abbiamo parlato col presidente, abbiamo parlato con Sannella, tu non ci porti neanche De Zerbi, vabbè, fa niente, dai. No, De Zerbi è scappato davvero, si è già pentito di aver parlato in sala stampa, l'ha detto. Senti, una sola domanda perché siamo tutti preoccupati, siccome siete di nuovo in Veneto, la macchina sta tranquilla di De Zerbi? vedremo come si siamo un po' preoccupati perché non vorremmo che facesse un'altra brutta. Comunque guarda, io ci sono in Veneto sulla carta, ma guardando lo stadio di oggi ti posso assicurare che la maggior parte non lo può già, era impressionante, sembrava di stare a Foggia tra tribuna e curva, cioè pensa che uno spicchio della tribuna coperta era la curva del Cittadella che quasi non si sentiva. Sì. Mentre i Foggiani, i tifosi del Foggia sono uno spettacolo puro. Sì, va bene. Ok, grazie Francesco, grazie per l'intervento, ci ha fatto veramente piacere. Grazie a voi. Ciao, buon rientro. Ciao. Quindi io vi ho fatto vedere De Zerbi, adesso ritorniamo a noi. Alberto. Quasi ci stiamo facendo la bocca a queste cose. Sì, allora io non sono intervenuto prima, però abbiamo detto avete detto che se stiamo qui molto lo dobbiamo a Giuseppe Locampo. Io devo dire che se forse abbiamo messo il pallone a centrocampo, dobbiamo a Giuseppe Locampo, che è ancora di più, quindi siamo arrivati qui, parte da molto lontano. E poi secondo me purtroppo fa rabbia sapere che mentre noi ci arrabbiamo quando arrivano 6.000 spettatori allo stadio, in altre realtà che adesso andranno anche in Serie B si accontentano dei 1.500, dei 1.800, 2.000. Certo. Lo sport è bello anche per questo, perché il Carpi sta il Sassuolo stanno in Serie A, però è altrettanto vero che certe realtà come quella di Foggia, restare ancora qui e non riuscire a spiccare il volo fa veramente molto male. Io voglio sottolineare anche il fatto che una cosa che mi ha meravigliato, perché quando abbiamo giocato la settimana scorsa con la Casertana, mi sembra che ci fossero 3.500, adesso ricordatemi voi, sì, 4.000, sì, insomma, voglio dire, eppure Caserta è una realtà, io penso, molto vicina alla nostra, non so quanti abitanti faccia, ma insomma non mi sembra che sia inferiore. Allora
non è solo un fatto numerico, diciamo che a Foggia esiste una cultura di calcio foggiana che dà la possibilità a più gente di partecipare rispetto alla popolazione, perché non potrebbe essere diversamente, perché se noi ci confrontiamo... Posso interromperti un attimo? Sì, dimmi. Biagio, tu hai il numero di Beppe Di Bari, perché l'ho appena chiamato e puoi intervenire in trasmissione con noi. E me lo devi mandare. E come te lo mando? Con WhatsApp. Vabbè, ok, d'accordo, te lo mando subito. Benissimo. Ok, quanti ce ne sono? Cristian. Infatti, Alberto, se posso dire una cosa? Vai, sì. Valentino, come no? Nel senso, secondo me sono anche stati troppo critici verso il numero degli abbonamenti a inizio stagione, perché tutto sommato... Allora, ti interrompo io. No, su quello no, perché, sai, una città che può esprimere un 10.000, che poi alla fine le ha espresse come media 8.000, 9.000 ci sono sempre stati, meritava qualche abbonato in più, anche perché gli abbonati sono quelli che ti danno la fiducia a occhi chiusi, e no, la fiducia non era tanto a occhi chiusi, perché la squadra era stata fatta ed era stata fatta in maniera importante, quindi secondo me il numero di abbonati rapportati a quelli che, se vogliamo, anche della Serie D, erano sicuramente bassi, insomma, però non è una critica, perché poi la gente ci è andata. Però considerando quel numero erano esclusi poi i gruppi, che chiaramente senza testa non sono conteggiati. Sì, ma i gruppi non sono conteggiati né nella Serie D né nella, io pensavo che tranquillamente, consideriamo che stiamo parlando che ai tempi di Zeman stavamo sotto i 5.000, Antonio, più o meno stavamo 4.008, mi sembra. Sì, quindi quello più o meno. È con uno stadio di 7.500 spettatori. L'anno dopo, l'anno di, insomma, che mi sembra un anno abbastanza normale, quello di Bonacina, secondo me stavamo sui 3.000. Quindi voglio dire, non è che stavamo... Alberto, sotto... scusami, pronto, direttore. Mitico, sì, Channel, ciao. Beh, senti, dai, dici due parole, perché vogliamo anche la tua emozione in questa serata, che è una serata bellissima, con foggiani da tutte le parti, di quelli che sono venuti lì, dai, dici la tua emozione, raccontacela. Beh, penso che sia un'emozione fortissima, anche perché dopo un percorso di 4 anni portare un trofeo a casa è sempre un'emozione forte. Poi è vissuta in un contesto, in una piazza dove ho vissuto tanti anni, e quindi penso sia difficile descrivere l'emozione. Anzi, in questo momento io sono poi uno che somatizza tantissimo, nasconde tanto le proprie emozioni, però ti dico, per me è una grandissima soddisfazione, perché io spero che sia il primo di tanti trofei, o comunque di tanti successi che possono arrivare qui a Foggia. E poter gioire con questa Coppa Italia, mi auguro che veramente si possa dare seguito con qualche altro successo. Beh, sì, è una cosa bellissima, dai, veramente. Oggi è stata una serata speciale per tutti quanti noi, per chi l'ha seguito a distanza, per quelli che sono lì, per quelli che hanno potuto vivere da vicino. Noi abbiamo adesso l'immagine della squadra sotto la curva, vicino alla curva. Sotto la curva, ma penso che sia la cosa più bella. Io, è vero. Ecco, io li ho visti da lontano, nel senso che non ero vicino a loro, perché Biagio, preferisco guardarmeli e osservarli da tifoso. Quindi, sì, certo. Perché comunque alla fin fine mi sento più, prima sì, certamente. Il direttore, mi sento un tifoso di questa squadra per i tanti anni passati. Biagio, c'è Tonio che vuole farti una domanda. Dimmi, Tonio. No, grazie. Una domanda, una comunicazione al direttore. A Foggia c'è un carosello di auto che sta circolando in città come se avessimo vinto la Coppa. Allora, a Foggia c'è, e io lo sento da qui, e non sono in una zona centralissima, ci sono caroselli di auto come se avessimo vinto la Coppa. Non devo dirlo a te, Beppe, però insomma ti rendi conto se vinciamo anche, non voglio dire il triplete, ma se facciamo almeno il secondo passo verso il triplete, perché per poter fare il triplete devi fare un'altra cosa, altrimenti ti fermi al primo passo. Biagio. Dimmi sarebbe Tiziano, puoi chiedere al direttore se da stasera è finito il silenzio stampa o continua, oltre che a parlare di Zerbi, e concentriamoci sulla partita di Agrigento. Benissimo. Ci saranno altre 4 finali che ci aspetteranno fino alla fine del campionato. Perfetto, ultimamente le finali le sapete gestire bene.
senti, di al meglio, cerchiamo di chiudere le migliori dei modi. Senti, Tiziano chiedeva, c'è anche Tiziano collegato, chiedeva se con stasera è finito il silenzio stampa o ha parlato De Zerbi sull'onda di questa emozione grandissima. Ma tu che dici? Possa essere preludio anche ad un silenzio, ad una al termine ultimo di questo silenzio, quindi possa dare spazio, si possa dare spazio a Roberto da qui, certo. A Roberto, anche ai calciatori, al mister e anche ai calciatori da qui fino alla fine. Me lo auguro. Ma penso che sarà così. Sicuramente così. L'ultima cosa te la chiedo sul portiere, sulla perché è chiaro che insomma Micali si è sentito molto, molto osservato e sotto processo, però ha fatto veramente delle cose molto belle oggi, sui gol era incolpevole. Sono contento per lui, è carico. È vero che ha subito 4 gol, ma penso che il ragazzo si sia comportato benissimo, perché non poteva fare assolutamente niente. Certo. Però si è presentato al meglio e questo lascia ben sperare da qui fino alla fine. Perfetto. Biagio. Tonio non ti sente, dimmi Tonio. Sì, di al direttore che mi ha promesso qualche minuto fa che se riesce ad agguantare De Zerbi comunque ce lo porta all'Europa. Diceva Tonio che pochi minuti fa gli hai promesso che se riesce a beccare De Zerbi lo porti al microfono. Dai, prova un po', magari. Se riesco sì, perché io sono in albergo, quindi non sono con loro. Se riesco a beccarlo. Non penso, perché non lo vedo ancora rientrare, io sono in anticipo. Se rientra in orari decenti, il numero è questo che vedi, ci richiami sarà un piacere poter parlare anche con lui e poterlo sentire anche da tutti i tifosi che sono collegati ora. Grazie, ciao, ciao direttore. Allora, Giuseppe, tu ci sei sempre? Ci sono. Giuseppe, noi ti abbiamo ringraziato, ma tu qualche cosa ce la devi dire, intanto che io vado a beccare qualcun altro. Mi fate parlare. Ci porti dai, qui vorremmo parlare tutti, dobbiamo far parlare tutti e vogliamo sentire te. Dovete parlare tutti e mi sto zitto. Vogliamo sentire te. Ma niente, allora, ritornando al discorso di prima, volevo dire un'altra cosa. Ma mi dispiace dire questa cosa, perché comunque stiamo festeggiando, siamo tutti felici, va bene così. Però vedendo prima Rai Sport, mi aspettavo che qualche dirigente, una mezza parola, la vecchia società l'avrebbe detta, invece vedo che, non lo so, qua si porta in gloria solo l'attuale società. Chi lo sa. Comunque Giuseppe, uno spettatore della Fiorentina che si sia collegato per vedere una bella partita, magari sì, hai ragione, non sa tutto. Ma penso che non ci sia, ma non c'è un solo foggiano che non sa esattamente, a partire da Pelusi, dalla famiglia Locampo, da tutti gli altri che si sono avvicendati in questi anni, la coppa di oggi e i risultati futuri sono il frutto di una serie di impegni nei quali voi siete stati protagonisti, è il frutto di tante cose, è il frutto anche delle persone come Valentino che si fanno l'abbonamento in curva pur stando fra Roma e Milano e si vanno a vedere due partite all'anno, è vero Valentino? È così. Soprattutto frutto di programmazione portata avanti da anni e con intelligenza portata avanti dalla tua società. Voglio dire una cosa in tuo onore, Giuseppe, posso parlare io un attimo? Scusa. De Zerbi, in realtà, un messaggio mediatico te lo ha mandato perché indossava una polo dell'anno scorso, con il simbolo dell'anno scorso. Quindi, Giuseppe, a buon intenditor, poche parole. È entrata in campo l'associazione dilettantistica Calcio Foggia, no? Era in campo. La CD era in campo ed era ben rappresentata. Vista con la maglia. Giuseppe, se posso dirti una cosa, ma io, tu sai, noi siamo amici, ho buoni rapporti con tutti i componenti della società. Forse però questa società non ha fatto riferimento alla vostra persona, perché forse c'è stato un passaggio intermedio, cioè Locampo rappresenta chi ha fondato il Foggia, chi ha riportato. No, io sto parlando di... Poi c'è stato quell'intermedio, loro poi hanno trattato con un'altra persona che non era più Locampo,
con i quali probabilmente non c'è stato un passaggio proprio così, così liscio, quindi ma magari ci sono anche degli attriti, io lo percepisco, non lo so, però rispetto a quello che potevano dire nei tuoi confronti, di Peruzzi, di chi ha fondato questa società, come l'ho detto io d'altra parte prima, no? Nel mio intervento di prima, che avete rimesso la palla a centrocampo. Poi però la società è cambiata, capito? Ha perso quella identità, è passata attraverso la figura di Verile che un po' ha sbiadito un po' quello che era l'inizio di questo percorso, capito? Comunque posso dire una cosa, Giuseppe? Sbiadito non perché abbia fatto male, scusami, Tony, sbiadito nel senso. Mattia, rimani un attimo in linea. Ha un po' offuscato e fatto dimenticare alcune cose che però chi segue il Foggia ricorda diamo solo 20 secondi la linea a un amico che ha il telefono ed è Mattia De Martino. Solo per dire una cosa, quando andavo io allo stadio, quando ero piccolo, si diceva alla fine della partita, c'era un jingle che diceva: se la vostra squadra ha vinto o pareggiato, brindate con Stock, se invece la vostra squadra ha perso, e allora in questo caso dovete consolatevi con Stock. Sì. Volevo un po' chiedere a Mattia, tu con che cosa ti consoli col Borghetti? Innanzitutto anzi ti festeggi, no? No, aspetta Biagio, volevo fare una premessa. Io prima di questa gara avevo promesso, in caso di vittoria, un taglio alla Arcidiacono. Sì. Quindi, c'è stato questo, ma non so se mi devo fare i capelli all'arcidiacono. Il problema è che la mia ragazza mi ha promesso di lasciarmi, quindi non so se mi conviene. Ah, ho capito. Io mezzo pappo, sono un po' potere, almeno mezzo pappo. Per la coppa, è destinato solo alla seconda lettera della famiglia. Per farli sorridere un po'. La Coppa Italia non fate, fate parlare. Siate disciplinati che non vi sente. Un attimo solo, finisci Mattia. No, e quindi dicevo, cosa farai? Una puntata speciale perché noi poi una speciale Coppa Italia, magari domande sui marcatori, sugli 8 gol del Foggia, perché sono tanti, quindi può darsi che non li ricorderanno tutti, quindi vogliamo essere in difficoltà così. Mattia conserva. Sì, sì. Ti è intervenuto, tu non lo senti, ma è intervenuto Tiziano che ti dice di conservare qualcosa per domani sera. Comunque tu ci puoi dire a Tiziano, perché non lo sento, che domani vado a Cittadella a fare il contro carosello. Ah, il contro carosello, sì. Quando ci sarà silenzio, la disperazione totale, io andrò a fare i caroselli a Cittadella. Benissimo, è una cosa molto bella. Se qualcuno si vuole aggregare c'è un pulmanino da. No, assolutamente, però esprimiamo solidarietà, è stato bello conoscerti, sei stata una bella cosa nel panorama della televisione foggiana e non so se torni da Cittadella. Va bene, Mattia. Viaggio. Domanda veloce a Mattia. Sì. Che dicevi, Tiziano? No, dico, visto che siamo in tanti stasera collegati, se qualcuno domani sera ci vuol far compagnia durante la puntata kickoff, perché domani parleremo di questo trionfo del Foggia in Veneto, quindi insomma benissimo, è sempre così. Allora Mattia, noi ti salutiamo, grazie per l'intervento, per la pazienza, grazie a te, e grazie per quello che ci regali quando fai queste clip che sono fantastiche. Io mi diverto a farle, quindi ciao Mattia, buona serata, ciao a tutti, ciao, a ciao. Presto ciao. Manu. Sì. Manu, dai. Sì, ci sono. Senti, adesso un pensierino, tanto la coppa l'abbiamo presa, a Caserta siamo andati a prenderci questa sofferta vittoria. Mo che dici? Che dobbiamo fare? Ci fermiamo qua? No, vabbè, adesso ci vediamo in momento, poi da domani si pensa all'Akragas. Se non mi inganna giochiamo lunedì. Giusto? Sì, lunedì sera. Verso che ora più o meno? 20:30 lunedì sera. Ah. Perfetto, adesso ci vediamo in momento, poi domani... Il Foggia è bello di notte ultimamente. Con il Cosenza va in diretta sulla Esatta anche, Manu. No, ho capito. No, beh, io adesso in questo momento, per me godo il momento, come ho già detto, poi lunedì pensiamo a raggiungere... Altre cose. Altre cose. Altre cose. Altre cose.
Va bene, io vedo se riesco a beccare qualcun altro, un altro amico qui in collegamento. Volevo invece sapere, ma Valentino... Vale, può chiamare Auteri, per favore, ce l'abbiamo Auteri come collegamento telefonico. No, qualcuno... Non avete le persone importanti, però. Si è lamentato dei rigori di questa sera, Sì, la bionda non ce l'abbiamo, Auteri non ce l'abbiamo, Biagio, mi stiamo perdendo un po' di colpi. Ciao, vabbè, complimenti intanto. Perché? Senti, ascolta, siete tutto bene. Vai. Sta parlando lui. Non disturbate. Non disturbate. Senti, ascolta, noi siamo in diretta su Mitico Channel, non ancora, io sono in privato con te. No, sei in diretta, Antonio. No, come vuoi? No, siccome ci sono. Siccome stanno collegati dagli Stati Uniti e dalla Francia, giusto un saluto. Ora abbiamo già chiamato, abbiamo sentito sia Sannella, sia Lucio Fares e poi anche Beppe. Ma buona, non fa niente, non ti preoccupare. Auteri, sì. Oh, in bocca al lupo ancora e poi quando ci sentiamo quando torni. Ciao, va bene. Ciao. Fantastico. Ragazzi, ha fatto finta di chiamare De Zerbi, incredibile. No, era De Zerbi che si scusa, ma preferisce ancora rimandare questo incontro. Va bene. Mi saluta tutti. E Tonio, tu sei vincolato a portarci, sì, De Zerbi in trasmissione dopo l'Agragas, che ne so, da qualche parte, ma ce lo devi portare. Ascolta, mi ha detto che ha fatto quella conferenza stampa proprio per il dovere di ospitalità, non poteva dire di no ai giornalisti del posto, in pratica. Okay. E quindi poi è scappato via di corsa. Ma ha detto che ci sarà tempo per parlare e avremo modo anche di, insomma, intrattenerlo come ci piace. Insomma, quando finirà la stagione, Tonio, potremo parlare. E vabbè, dai, basta che vinciamo. Ho sentito parlare del dopo Agragas e quindi può darsi che sia più breve l'attesa. Beh, se è solo per il dovere di ospitalità, sono d'accordo con te. Siamo avanti dei forestieri, insomma, praticamente. Ma no, dai, non stiamo a sottolineare. Tu sai benissimo che dal punto di vista giornalista, se ci stampa non è cosa gradita. Però, dai, in questo caso, dopo tutto quello che... No, è una cosa gradita perché possiamo scrivere quello che vogliamo, perché così la interpretiamo. Certo. Anche perché molte volte non è che si aggiunge molto quando si sentono i calciatori, soprattutto. Certo, appunto. Poi mi sembra di aver capito che ci deve essere lì una la sala stampa molto affollata, no? A sentire quello che diceva Beccia prima, insomma, deve essere un bel ambiente, bello caldo in questo momento. Probabilmente Roberto non si è potuto tirare indietro. Esatto, è così, proprio così. Sì, è anche giusto. Perché poi in una finale comunque stai portando anche l'immagine della società. Ma poi credo ci fosse anche il presidente della Lega. Il presidente della Lega, sì, ma tra l'altro credo che ci fossero anche i giornalisti della RAI, per cui insomma non credo che potesse sottrarsi almeno a questo piccolo. Però anche oggi De Zerbi è riuscito ad avercarsi sulla panchina. È riuscito a litigare con una persona che mi sembra così mite, poi magari in campo si trasformano tutti quanti, ma insomma, mi sembrava una persona tranquilla, insomma, capisco quando uno litiga con Auteri, però insomma litigare. Ah, ma ce l'avete con Auteri? Cadella, insomma, non... Ce l'avete con Auteri? No, però Alberto, credo fosse il direttore sportivo, il dirigente sportivo. Non pronto? Scusate, c'è una telefonata. Tonino. Con chi parlo? Tonino Biagio, Mitico Channel, siamo in diretta. Ah, ciao Biagio, caro, ciao. Allora, ciao. Tonino è un altro dei mille che erano lì a Cittadella. Certo. Noi abbiamo sentito di tutto, abbiamo sentito il direttore sportivo, il presidente, abbiamo sentito altri tifosi, abbiamo sentito Sannella, però vogliamo capire anche da chi lì l'ha vissuta. Tu sei partito da Foggia, tu sei forse il primo che chiamo che è partito da Foggia. Benissimo, una bella sfacchinata. Siamo partiti da Foggia, ma è valsa la pena ed è stato bello incontrare in uno stadio che mi meraviglio come facciano la Serie B, incontrare tanti foggiani provenienti da varie zone dell'Italia, ma la cosa bella che ha colpito erano queste bambine di 4 anni, 6 anni, 7 anni, in braccio a mamme della provincia anche di Foggia, non solo di Foggia, ma residente al nord, con palloncini rossoneri in mano. Cioè, questa partecipazione diciamo sentimentale è stata veramente bella.
una bella cosa. È una bella cosa, sì, emozionante, perché abbiamo avuto la sensazione di vedere il calcio di una volta, quando negli stadi potevano entrare le famiglie e quindi le porte saranno le raccolte. Certo. Potevano entrare, noi siamo in macchina, quindi stiamo ritornando a Padova e quindi sto un po' distratto per la viabilità. Va bene, noi non ti vogliamo distrarre, volevamo solo salutarti, siamo andati lunghissimi stasera, è stata una cosa comunque molto... molto bella poter sentire tutti questi amici. Senti, certo, no, ma dimmi. Buon rientro. E chiaramente non dobbiamo terminare qui, cioè voglio dire, è una cosa che possiamo tranquillamente replicare. Noi stiamo vedendo in questo momento i festeggiamenti che ci sono stati lì, quindi... un aspetto, la grande condizione atletica di questa squadra, cioè una squadra che corre, se abbiamo avuto un calo è perché forse in quel periodo hanno fatto dei carichi di lavoro, calo che invece adesso stanno avendo altre squadre come Lecce e come Benevento, perché Benevento e il Cosenza hanno giocato con la bava in bocca e sono molto curioso di vedere il Benevento col Catania. Col caldo che si presenta, perché comunque la condizione atletica attuale della squadra è eccellente, a differenza di quella di ciò che abbiamo visto a Lecce e ad Andria e a Messina, e chiaramente quando si fanno incarichi di lavoro è chiaro che la condizione sei può... fiducioso, insomma, come viaggio? Sei fiducioso? Io sono fiducioso e posso anche pensare che fra due settimane possiamo stare al primo posto, solo noi. Beh, questo ce lo segniamo, a noi fa piacere. Abbiamo guadagnato 5 punti sul Lecce in due partite, le possiamo guadagnare benissimo sul Benevento. Benissimo, ti ringrazio Tonino, non ti voglio distrarre, buon rientro. Da parte degli amici e ti salutano tutti gli amici che sono qui, tra cui Michele Giambriamo e Tonino Narvella. Benissimo, salutiamo e ricambiamo, buon rientro a Foggia a tutti quanti. Grazie, buone cose. Ciao. Allora, chi stava parlando? Ehi, vi siete ammutati? Vincenzo, tu non sei intervenuto per niente, hai perso la voce. No, io sono intervenuto, cosa vuol dire? Puntata spettacolare, ci stiamo allargando alla grande, sono felicissimo di tutto quello che è successo oggi e fiducioso per quello che succederà nelle prossime volte. Benissimo. Ok, io penso di non poter chiamare più nessuno, perché ma era anche prevedibile, perché anche altre persone che erano... Sei sicuro che non devi chiamare più nessuno? Non so, se mi date qualche altro numero chiamiamo, io sto qua... Secondo me devi chiamare qualcuno che sta portando bene ultimamente. Tona, non risponde, sta dormendo con la bambina. Aveva pronosticato la bambina il 2-2. Però la faccio partecipare uguale, perché vi faccio sentire che cosa ha detto, sentite bene. Abbiamo fatto gol! Ecco, questa era una tifosa rossonera in erba, dopo il gol che era arrivato... Piaggio, sei tu che hai capito male, ha detto 2-2, non 2-2. Può darsi che era 2-2, poi la bambina non si sa esprimere bene, avrà detto 2-2, era 4, comunque, dai, comunque una bella cosa anche oggi. E volevo concludere il giro, poi la pubblicità la mettiamo alla fine, prima dell'ultimo pezzo. A questo punto, dai, a tutti quanti chiedo, a partire da Pino, che è sempre collegato da quelle parti, o è andato via? Pino, ci sei? Sì, ci sono, Biagio. Bene, allora partiamo dalla Califoggia, come dici sempre tu. In 10 secondi, 15 secondi, le ultime partite come le vedi? Hai paura che dopo questa bellissima vittoria delle due finali, quindi questa coppa portata a casa, qualcuno possa pensare, vabbè dai, qualcosa l'abbiamo fatta, mo ci possiamo stare tranquilli? Hai paura di questo? No, non ho paura, perché il Foggia ha sempre avuto carattere, nei momenti più difficili è sempre stato capace di uscirne, pure in
in Coppa Italia, sia col Siena che con l'Acragas, che era quasi quasi terminata con l'Acragas e all'ultimo minuto ce l'abbiamo fatta e siamo andati avanti ai rigori. Quasi terminata col Siena la partita di andata e la partita di ritorno li abbiamo distrutti e diciamo il primo tempo oggi non è stato dei migliori, ma poi si è visto al secondo tempo il Foggia è riuscito a mantenere la palla e a giocarsela, quindi il Foggia ha tutto dalla parte sua e la squadra adesso è in forma, siamo la squadra più in forma del girone e niente, il Benevento ha ancora due belle partite toste, scontro diretto con Lecce e sarà da vedere col Catania che non vuole retrocedere, quindi è pure una buona squadra che non merita la bassa classifica, quindi voglio dire il primo posto non è completamente perso, fin quando c'è diciamo c'è speranza si può andare avanti, ma il Foggia non ce n'è per nessuno, siamo forti e quattro partite ci sono okay. Rimaste quattro partite. Grazie Pino e alla prossima e salutaci sempre, sì, la California rossonera. Forza Foggia, e porterò anch'io qualche bello americano che anche qualche americano, sì. Tu ci hai portato americano una americana, noi preferiamo qualche americana, ce l'ha già portata, sì, 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 l'americana tiziana. Ti porto le ragazze Playboy, vado. Vabbè, a Playboy Mansion. Allora, ecco tu. Siamo quasi a mezzanotte, quindi capisco che non siamo più in fascia protetta. Grazie Pino. Allora completiamo il giro, saliamo in questa, qui sopra di me c'è Tiziano, quindi passiamo a Tiziano. Allora prendiamo spunto a quello che ha detto Pino, che Pino poi il Foggia lo coglie bene, perché pur vedendolo da lontano evidentemente riesce sempre a centrare un pochettino quelli che sono diciamo gli argomenti forti. Lui è positivo sulle prossime partite, tu che dici? Ma io, dopo aver visto anche la squadra stasera, sono convinto che il momento buio è passato, il Foggia è in palla, il Foggia è in salute, stasera tra l'altro ha giocato anche con la giusta spensieratezza, lo si è visto anche dal risultato, una partita, un risultato pirotecnico, dovuto anche al fatto che si è giocati senza tanti pensieri per la testa. Il proseguo del campionato secondo me è in discesa, perché adesso bisogna sfruttare questo momento magico, questo entusiasmo che c'è, e bisogna portarselo avanti fino a fine stagione, non c'è altro a cui pensare. Poi c'è anche la condizione atletica che ci sta dando una mano, il morale è a mille e quindi credo che ci siano tutte le componenti per fare bene. Bene, Vincenzo, andiamo avanti nel giro, tu? Eccomi. Stasera hanno dimostrato una consapevolezza dei propri mezzi alla grande, quindi sono ottimista di natura, quindi a maggior ragione per il Foggia. Andiamo avanti, lavoriamo a testa bassa e sicuramente raggiungeremo il nostro obiettivo. Obiettivo, bene, con una B o con due B fa niente, basta che ci sia una B. Ma anche me va bene, dai. Valentino e Giacomo, due tifosi con un solo collegamento, qui ci siamo attrezzati per questo. Valentino e Giacomo, che ci dite? Valentino, con te poi ti faccio notare che con le nuove attrezzature noi faremo la trasmissione con Sky qui sul Chroma Key. Qua ormai ci siamo lanciati. Allora? Non ci ferma più nessuno. Tutto bene, mi dispiace soltanto di questa sera che non c'era un drappo di rossonero nelle foto poi con la coppa, perché tutti stanno con questa maglietta bianca senza pantaloncini o con le cose gialle, insomma un po' mi è dispiaciuto. Sì, in effetti hai ragione. Io la coppa l'ho messa. La maglia gialla porta bene, però. La coppa è qua, però sotto le fotografie rimane male, capito? Vabbè, però insomma, tu sei positivo comunque per il resto? Io sono sempre positivo. Certo, però ormai adesso è il momento della verità, no? Diciamo, la Coppa Italia ci ha anche dato il vantaggio di poter giocare con i risultati delle altre acquisiti, se non altro ci ha dato questo piccolo vantaggio, quindi noi giochiamo lunedì sapendo che hanno fatto tutti quanti gli altri, speriamo che abbiano perso tutte. Vabbè, questa sarebbe una cosa non da poco. E Giacomo, tu? Tra l'altro, secondo me, se il Benevento non vince questa settimana, il Benevento perde il campionato.
e vedrete che sarà così. Io ve lo dico oggi. Cos'è questa cosa che è apparsa a fianco alla coppa? Qui sullo schermo si vede una cosina qui, forse la ingrandisco un attimo, si vede meglio? Ma non lo so, è apparsa improvvisamente. Perché io non la vedo? Guarda bene, guardate bene. Ora la vedete? Ah, adesso posso, aspetta, si sta aprendo. A posto. Va bene, dai, questa la possiamo. Questa la possiamo togliere, non è il caso, sennò qua ci sta qualcuno che poi comincia ad essere scaramantico. Vabbè, poi casomai ce la porterai in... Guarda, se dovessi vincerlo, gli metto una maglia rossonera addosso e ve la porto a Foggia. L'hai detto. Da Tiziano, lo fa. Trasmissione da Tiziano. Va bene. Oh, qui ci siamo un po' spostati. Vediamo, eravamo arrivati, penso, a Tonio. Ciao Giacomo, ti saluto. Tu stasera sei distratto. C'è il fratellone a fianco e non intervieni. Tonio. Allora, io continuo a essere dell'idea che sarà veramente molto difficile raggiungere il Benevento, ma nella vita tutto è possibile e noi dobbiamo darci questa possibilità. Però credo che il Foggia davvero, alla fine, se non dovesse andare così bene da raggiungere il primo posto, ci mangeremo tutti i gomiti, perché probabilmente potrebbe addirittura arrivare a un solo punto, pensate un po' dal traguardo. Da alcuni conti che mi sono fatto, conti incrociati tra quelle che sono le partite del Benevento e quelle del Foggia. Potremmo arrivare davvero testa a testa, ma purtroppo non ce la faremo. Invece voglio dire a Valentino che in ogni caso, se non dovessero darti il Davide Donatello, ti ho preparato una foto di Donatello, ti darò la foto di Donatello, che è un cantante anni 60, è abbastanza conosciuto, come premio di consolazione. Mi consolo con quello. Va bene. Manu. Sì. Beh, io diciamo adesso penso, come detto, a lunedì la partita. Io penso che è possibile. Spero che Benevento possa fare degli errori per le prossime partite, perché effettivamente c'è il Lecce, insomma, ha partite difficili da fare. Certo. Le squadre campane sono finite, quindi di conseguenza penso che le altre squadre avranno molto filo da torcere. Certo. Va bene, Alberto, senti, le tue tesi le conosciamo, però poi ormai siamo alla stretta finale, le partite queste sono. Sei convinto anche tu che la prossima partita è quella decisiva per capire se possiamo fare qualcosa in più o se dobbiamo attrezzarci per vincere i playoff? No, secondo me alla fine si giocherà fino alla fine, perché io dico dobbiamo arrivare carichi alla fine. Allora, se noi arriviamo secondi, pensando di aver perso il primo posto, probabilmente facciamo la fine di tante squadre, tipo il Benevento dell'anno scorso, che poi al primo turno escono fuori. Viceversa, manteniamoci stretto il secondo posto, che è alla nostra portata, siamo artefici del nostro futuro, perché se ne vinciamo tutti è matematico, non ci può superare nessuno. Secondo me non hanno neanche la forza dietro per stare presso noi, potremmo anche permetterci un pareggio, anche perché, voglio dire, una squadra buona è una che non è che vince tutte le partite, è una squadra che in queste quattro partite, facendo i dovuti scongiuri, potrebbe anche pareggiarne una. Certo. Allora, se pareggiandone una non hai perso il campionato, hai mantenuto il secondo posto, e non dimentichiamoci che il secondo posto ti dà la possibilità di giocare la partita secca in casa, che ti dà la possibilità successivamente di giocare la partita di ritorno in casa, e quindi sfatiamo anche questa cosa che i playoff li abbiamo sempre persi. Se la squadra gioca e sa giocare, i playoff qui può anche vincere. Quindi certo. non arriviamo come perdenti, perché arriviamo bravo, Alberto. Giusto, Alberto. Perché se no ci buttiamo giù e facciamo come abbiamo fatto 2 mesi fa, non è giusto. Giuseppe. Sì.
Tu diciamo un'esperienza di promozioni precedenti, anche se erano promozioni arrivate per ripescaggi, ma comunque con un Foggia, non lo dimentichiamo, che è riuscito a recuperare tanto sulle altre squadre, al punto da meritare una posizione che garantiva il ripescaggio. Hai avuto un'esperienza diretta, come la vedi la cosa? Cioè adesso da tifoso, ma anche da persona esperta comunque. Il Foggia in queste ultime quattro partite c'ha la carica giusta, ormai anche la Coppa Italia è chiuso, quindi abbiamo quattro partite fra noi e la Serie B. Io ricordavo che qualcuno di questo gruppo, se non sbaglio anche tu, dicevi che com'era il primo posto era perso qualche puntata fa, se non sbaglio. È così. Giuseppe, in quest'anno abbiamo sbagliato tutti, quindi come ci vedi qua? Chi ha detto una cosa? Chi ha detto io ho pensato che forse neanche i playoff faceva? Cioè, ognuno è stato un campionato che non è che è stato così perché lo ha fatto la squadra, non perché lo abbiamo interpretato noi così, Però io ho sempre detto che finché la matematica non mi condanna, io ce l'ho sempre creduto. Sì, però se adesso poi non ce la fai, entri in un circolo vizioso che richiede di aver perso il primo posto. Tu adesso sei la seconda forza campionata e secondo me poi alla fine te lo sei meritato ampiamente. Noi dobbiamo partire dal presupposto che tre partite fa eravamo fuori dai playoff. A posto. E questo è quello che conta. Non ci sono nemmeno nei playoff un altro po'. Però Giuseppe, tu pensi che le prossime quattro partite noi come ce le giochiamo? Ce le giochiamo perché... Siamo alla pari con tutto adesso, Biagio. Abbiamo veramente quella forma fisica e mentale che possiamo giocarcela con tutto. E poi la palla è rotonda, si sa. Certo. Però io adesso la squadra la vedo veramente carica, pronta, a pallettoni, anche per i playoff. Cioè, proprio la vedo bene. Anche... Mi dispiace solo per D'Acciso che l'abbiamo perso per strada. Ho visto complimenti per le cuffie, Alberto. Questo ho trovato dai cinesi. Ho visto una cosa molto bella che è stata la medaglia ritirata da Narciso. I cinesi sotto casa mia, questo ho trovato. Va bene, ho visto la medaglia ritirata da Narciso, Giuseppe. È stata una cosa bella. Lui con questo braccio bloccato. Però era lì giustamente anche lui, perché c'è un pezzo pesante di questa, anche di questa Coppa Italia, che è passata da lui, anche se il grosso l'ha fatto Micale. Va bene, siamo arrivati, quindi penso di non aver dimenticato nessuno. Possiamo chiudere con Cristian. Non ho dimenticato nessuno. Allora, Cristian, come chiudo? Come chiudi? Tu hai aperto, sei stato il primo. Tu vivi sempre molto intensamente questi momenti. Una volta tanto abbiamo un momento di una emozione incredibile che abbiamo condiviso. L'emozione più grande me l'hanno data i tifosi presenti allo stadio, perché vedere il settore ospiti occupato da così tanti foggiani mi riempie sempre il cuore e mi fa venire voglia di ripartire, di andare a seguire questa squadra in giro per l'Italia. Io credo che siamo ormai... Abbiamo raggiunto il livello di maturità necessario per fare il grande passo e spero davvero che questo sia l'anno buono. Noi siamo qui, che poi mi fa piacere. Io sono entrato a far parte di questa famiglia con gli occhi di un bambino, quindi questo è un gioco per me. Poi poter vedere e poter parlare nella stessa chat con personaggi che io conosco soltanto tramite le TV locali mi riempie di gioia, di onore. E sapere che poi posso essere tranquillamente amico di queste persone o amici sparsi in tutto il mondo, con cui divido la stessa fede calcistica, mi riempie di gioia ogni volta. E spero di poterli conoscere dal vivo a Foggia o in giro per l'Italia più presto. E vi ringrazio te, Biagio, per l'opportunità che ci hai dato, ovviamente, che dai a tutti noi che viviamo fuori, lontano da Foggia, di poter esprimere le nostre idee. Poi possiamo essere d'accordo, non d'accordo, possiamo avere idee differenti, però questo strumento è bello proprio perché ci permette di unirci e di confrontarci democraticamente in modo sano su questo sport e su tutto ciò che lo circonda. Domani sera portaci Auteri in trasmissione. Ma io vorrei portare la bionda, ma davvero avete il numero? No, ma veramente, qualcuno ha detto che c'è il numero? Allora io vi dico che una delle persone che è intervenuta prima, ma non vi dico chi, ha il numero e ci ha parlato.
Tiziano, io lo avevo in magari mente. Magari beve il Borghetti, mi sembra. Sì, pare di sì. Tiziano, se tu sei d'accordo, io ti porterei la bionda, domani che ho come ospite, Auteri e il telecronista di Rai Sport che commenta le partite della finale di Coppa Italia. Facco. Sì, un pensiero a Facco per questa cosa, insomma, antipatica che gli hanno fatto commentare la vittoria del Foggia, dai. Ognuno ha le sue croci. E questa è una cosa un po' antipatica. Io ringrazio Christian. Io ringrazio voi, grazie ancora. 50 che sopra la testa di Christian, che dall'inizio della trasmissione indica che questa era la nostra 50esima trasmissione. Mi fa piacere che abbiamo condiviso questo spazio insieme. Io ringrazio tutti quanti voi che siete intervenuti, spero che ci si possa rivedere. Ovviamente è facile immaginare che se il Foggia continua ad andare così sarà molto più semplice continuare a vederci, ad essere così in tanti. Però la formula penso che sia quella giusta, quella dell'amichevole chiacchierata fra di noi, dove più o meno un direttore sportivo o un presidente o un giornalista o un opinionista o un tifoso qualsiasi sono tutti quanti sullo stesso piano, una cosa simpatica che mi piace rimarcare. Io vi ringrazio tutti, manderei adesso alla fine, visto che poi ogni tanto c'è qualcuno che ci dà una mano, una piccola mano che però per noi è importante, mando alla fine la pubblicità e poi mando la sigla. Grazie a tutti e ci vediamo dopo la partita. Facciamo quest'altra notturna sperando che vada bene come questa, che ci sia qualcosa di bello da dirci. La coppa è nostra. La coppa sì, abbiamo la possibilità lunedì, guardate, di festeggiare tante cose, tutte quante importanti. Qui ce n'è una che vedo, mi raccomando, collegatevi. A parte il Davide Di Donatello che è a Roma e arriverà presto in case che noi conosciamo, sì. Vogliamo sapere la squadra quando arriverà a Foggia? Scusa se faccio questa domanda. Quando arriverà la coppa a Foggia? Ah, credo che entro domani sera potrà sì che la squadra rientri, se non addirittura in giornata non credo, ma domani sera probabilmente rientreranno e quindi dopodomani la coppa dovrebbe essere ben visibile allo Zaccheria. Al di là del fatto che poi lunedì sicuramente sarà portata in giro per il campo prima della partita con l'Acragas. Okay. Bene. Il David non farà un giro del campo? Il David ha l'esclusiva qui su questa trasmissione, la prima è questa, non facciamo scherzi. Va bene. Ciao amico, il vostro. Saluto tutti, buonanotte, abbiamo superato la mezzanotte. Ciao a tutti. Forza Foggia. Sempre immancabile. Signore e signori, pubblicità.